Vi ho detto che appunto la squadra mobile di Catanzaro è una squadra mobile grande, dovrebbe essere ancora rinforzata per poter veramente rispondere a quelle che sono le esigenze di questo territorio. È arrivato anche il plauso del procuratore Gratteri per quanto riguarda il rafforzamento dell'organico. Il procuratore ci lotta come ci lottiamo noi per avere maggiori uomini possibili, quelli che servono, quelli che servirebbero. Quindi i concorsi sono iniziati, come il capo aveva promesso, gli uomini stanno arrivando, quindi vi dicevo di altri due agenti all'inizio del mese di dicembre, di 7 ispettori che poi non sono 7 perché alcuni hanno dato il cambio ad altri colleghi trasferiti in altri uffici senza cambio. E arriveranno anche altri agenti, una nuova emissione sarà prevista ad aprile, credo con 16 nuovi agenti che usciranno dai corsi. Dottor Iodevai, lei è campano, però viene dalla mobile di Brescia, conosce bene il fenomeno 'ndrangheta in quanto ramificazioni notevoli, significative anche in Lombardia? Sì, già ho avuto modo già di confrontarmi con esperienze di contrasto alla criminalità organizzata sia in terra siciliana ma anche al servizio centrale operativo e ovviamente, come diceva lei, durante l'esperienza lombarda dove vi sono significative infiltrazioni. Ovviamente in questo territorio il problema è un problema importante che va affrontato in maniera decisa, quindi c'è tanto da lavorare, cercheremo insomma, di continuare nel solco dei miei predecessori che hanno fatto un grandissimo lavoro d'intesa con la procura di Catanzaro, come testimoniano le operazioni dei giorni scorsi, di cui io ovviamente non ho alcun merito, ma che rappresentano per me solo un monito per andare avanti in questa direzione insomma, e mantenere alto l'azione di contrasto della struttura che dirigerò per il prossimo futuro. Ha detto di avere trovato molto entusiasmo una squadra ben costituita, ben costruita. Assolutamente, la sensazione di avere dei collaboratori, a cominciare dai vari funzionari che sono responsabili dei diversi settori, assolutamente validi, una squadra che mi è sembrata molto valida, ma ripeto, più che le mie sensazioni lo confermano i risultati dei giorni scorsi, sono risultati importanti che si ottengono solo attraverso l'impegno di personale qualificato, capace e appassionato. Assolutamente sì, il procuratore Gratteri non si stanca mai di parlare di squadra Stato e quindi far parte, sentirsi parte di questo gruppo allargato composto dall'autorità giudiziaria, dalle squadre mobili di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Cosenza, ma anche della Guardia di Finanza e dei Carabinieri è sicuramente a un operatore della Polizia Giudiziaria un senso di appartenenza allargato ad un'azione di contrasto che in un territorio difficile come questo dà sicuramente linfa e maggiore forza per un'azione incisiva quotidiana.